600 anni dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, una fitta foresta nasconde molte delle opere realizzate dal grande impero. Strade, acquedotti, fortificazioni. Alla sua ombra si sviluppa una storia affascinante e complessa. Lo storico ferrarese Ricobaldo così descrive la vita in quei tempi. Rudi erano i costumi e il modo di vivere. Gli uomini portavano sul capo cuffie di squame di ferro, cucite a berretti che chiamavano maiete. Modestissimo era allora il modo di vivere di uomini e donne. Raramente appariva l'oro e l'argento sulle vesti. Anche il cibo era frugale. L'uomo e la donna mangiavano assieme nello stesso piatto. La gloria degli uomini stava nelle armi e nei cavalli. La gloria dei nobili consisteva nel possedere torri. Ogni città d'Italia appariva famosa grazie al numero delle torri. A contendersi il territorio italiano arrivano orde di popoli invasori che si stabiliscono dando origine a una mescolanza di etnie, tradizioni, culture. Sul finire dell'undicesimo secolo, i Normanni, uomini del nord discendenti dai vichinghi di Scandinavia, con un'irresistibile avanzata si impadroniscono di molti territori del meridione d'Italia. Introducono la tradizione cavalleresca e il potere monarchico e trasformano questa regione, fino ad allora marginale, in una potenza militare. Si convertono al cristianesimo, stringendo alleanze con il capo della cristianità, il Papa. Nelle loro città svettano grandi cattedrali in pietra. I protagonisti del XII secolo sono i comuni del nord, spesso organizzati in coalizioni o leghe che aspirano a un governo autonomo. L'impero, con centro in Germania, fondato secoli prima da Carlo Magno, con l'intento di ripristinare l'impero universale di Roma, ormai decaduto. Il sopravvissuto impero romano d'Oriente, con sede a Bisanzio, ovvero Costantinopoli, naturale antagonista dell'impero germanico. Al di là dei confini europei, una forza in grande espansione militare e culturale, il popolo dell'Islam. Partendo dalla penisola arabica, ha conquistato in pochissimo tempo gran parte del sud e dell'oriente del mondo conosciuto e stringe le nazioni cristiane in un semicerchio che va dalla penisola iberica fino alle porte di Costantinopoli. La Germania, sede del potere imperiale in Occidente, è un territorio diviso in regni, principati, ducati, secondo una gerarchia feudale già disegnata da Carlo Magno e che durerà ancora per molti secoli in Europa. Sono i principi tedeschi a designare il nome del re di Germania. Lo fanno riunendosi in convegni detti diete. Il sovrano tedesco ha il privilegio di ereditare il titolo di imperatore. Tuttavia, un solo uomo può porre sul suo capo la corona imperiale, il Papa. Le aspirazioni di questi due protagonisti non sempre coincidono. La scomunica è lo strumento col quale il pontefice decreta per il proprio avversario non solo l'allontanamento dalla Chiesa e dalla grazia di Dio. Lo scomunicato perde ogni diritto sia in cielo che in terra. Questo atto provoca a volte una risposta armata con conseguenti guerre, invasioni, saccheggi. L'esito del conflitto è sempre incerto. Forse un nuovo imperatore o un nuovo re di Germania e a volte un nuovo papa, oppure un antipapa se nominato in contrapposizione al papa legittimo.
È un periodo quindi di intrighi, alleanze, tradimenti e dilagante corruzione. È proprio in questi anni che nasce la tradizione degli Svevi. Il fondatore della casata è Federico di Hohenstaufen. Prende il nome dal castello costruito nel 1070 in un territorio della Germania ricco di castelli, il Giura Svevo. Federico sostiene l'imperatore Enrico IV nelle lotte con il papato. Proprio lo scomunicato Enrico salito a Canossa per chiedere il perdono del papa e ottiene in cambio sia il ducato di Svevia sia la mano di Agnese, figlia dell'imperatore. Sposandola assume il titolo di Federico I, duca di Svevia. La casata Hohenstaufen si imparenta quindi con la stirpe imperiale e segna l'ingresso nella storia degli Svevi, così vengono infatti denominati i discendenti della famiglia. Il nuovo imperatore Enrico V muore nel 1125 senza eredi maschi. L'erede legittimo è proprio il figlio di Federico I, duca di Svevia e di Agnese. Il suo nome è Federico, il secondo duca di Svevia. Ma i tempi per la casa di Svevia non sono maturi. Un altro nome è nella mente del Papa, Lotario di Sassonia. Ne scaturisce una lotta tra due fazioni. Sono detti Guelfi coloro che appoggiano Lotario e la politica papale. I Ghibellini invece sostengono Federico. Tra scomuniche e battaglie, mentre il duca di Svevia contrasta Lotario in Germania, suo fratello minore Corrado III scende in Italia ottenendone la corona di re. Ha inizio la dominazione sveva in Italia. Quando Corrado muore senza lasciare eredi, gli succede un nipote. Si chiama Federico, ma tutti lo conosceranno col nome di Barbarossa. Figlio di padre ghibellino e madre guelfa, riconcilia nella sua persona le due avverse fazioni. Depone un papa illegittimo, Arnaldo da Brescia, e riporta sul trono Adriano IV. In cambio ottiene la corona imperiale. Il Barbarossa vuole restaurare il potere politico dell'impero. Si considera erede di Costantino, di Giustiniano, di Carlo Magno. Il suo tentativo di far valere i diritti della corona sugli altri soggetti politici, ormai consolidati sulla penisola italiana, non avrà però successo. Lo scontro con i comuni del nord Italia, coalizzati nella Lega Lombarda, e l'ostilità del nuovo Papa Alessandro III gli sono fatali. Nel 1176, il 29 maggio, presso Legnano, avviene lo scontro finale. Lo stesso imperatore, rovesciato da cavallo in battaglia, scompare e per alcuni giorni viene ritenuto morto. Quando poi ricompare, è costretto a ritirarsi. Dovrà venire a patti prima col Papa per riparare alla scomunica in atto e poi con i comuni. La pace è sottoscritta nel 1183 a Costanza. Il sogno del grande impero per il Barbarossa è svanito per sempre. La sua fine è tra storia e leggenda. Ormai settantenne, ma ancora uomo poderoso dal fisico prestante, impegnato in una crociata, decide di rinfrescarsi dopo una lauta cena nelle fredde acque del fiume Selef, presso Antiochia. Annega. Gli succede il figlio Enrico VI, che aveva sposato Costanza d'Altavilla, figlia del normanno Ruggero II, re di Sicilia. La Sicilia, meravigliosa terra di grandi ricchezze, già posseduta dagli arabi con la loro florida civiltà e successivamente conquistata dai normanni, diventa così eredità della famiglia Sveva. Il 26 dicembre 1194, dopo 8 anni di matrimonio, mentre Costanza, ormai quarantenne, è in viaggio verso la sua Sicilia, a Iesi dà alla luce l'ultimo grande Svevo. Il suo nome è Federico. 3 anni dopo, Enrico VI muore. Costanza si trova sola a difendere la vita del piccolo Federico e il suo regno. A tale scopo, stringe un accordo con il nuovo Papa Innocenzo III, rinunciando in cambio a molti privilegi della corona sulla nomina dei vescovi. Un punto a favore dell'autorità papale.